Il Consiglio di Stato ha annullato l'esito delle elezioni del maggio 2023 ad Atri. L'organo di appello della giustizia amministrativa ha accolto l'impugnativa presentata dalla lista uscita sconfitta, per un pugno di voti, dalla tornata elettorale. Si dovrà tornare al voto nel prossimo mese di giugno. Finalmente è stata ripristinata la legalità, ha detto il consigliere comunale di minoranza Gianmarco Marcone. L'abbiamo accolta con grande favore, con grande entusiasmo, con grande gioia. Per certi aspetti era inaspettata questa sentenza. Siamo contenti non tanto perché c'è stato l'accoglimento del ricorso, quanto piuttosto per il fatto che finalmente in questo Paese è stata ripristinata la verità dei fatti. Ovviamente ci riserviamo di leggere le motivazioni della sentenza e all'esito della lettura di fare una conferenza stampa proprio per riflettere insieme a tutta la cittadinanza e non solo rispetto a quello che occorrerà fare nei prossimi mesi. Il sindaco Ferretti era stato confermato alla guida della cittadina ducale per appena 11 voti di vantaggio e la lista guidata da Alfonso Prosperi aveva contestato l'esito e avanzato un ricorso al TAR che era stato rigettato. Ora però il Consiglio di Stato ha rimescolato tutto. Mi sento di esprimere un vivo sentimento di gratitudine nei confronti non soltanto di Gabriella Liberatore, che insieme a me è l'unica consigliera comunale in carica ad aver firmato il ricorso, ma anche e soprattutto nei confronti degli altri firmatari del ricorso, che sono Alessandro Demetrio e Antonelli Innamorati come candidati consiglieri non eletti e Gianluigi Antonelli e Livio Nespoli come liberi cittadini. Per quanto mi riguarda, ovviamente mi coltivo questa mia candidatura al Consiglio regionale per le prossime elezioni del 10 marzo e per quanto riguarda il futuro, ovviamente adesso dovremo un attimino riflettere tutti insieme e ragionare su quelli che saranno gli sviluppi futuri.